Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento, non poteva che essere sul titolo che leggete, e naturalmente ne facciamo molti e sono tanti i ragionamenti intorno alle misure che occorre prendere in questo momento di inflazione elevato. In Italia è arrivata all'8%, in Europa ha superato l'8%, insomma siamo a livelli che non si vedevano da 37 anni per quanto riguarda il nostro paese, dal 1986 non si vedeva un'inflazione che toccava appunto l'8%, e questo si traduce in prezzi sempre più alti a partire dai beni di prima necessità. Anzi, bisogna dirla tutta, proprio nell'ultima rilevazione abbiamo visto come i beni alimentari abbiano spinto in su l'inflazione, quindi un carrello della spesa sempre più pesante. E allora, il governo sta intervenendo sulle bollette di gas e luce, interverrà con altri provvedimenti dopo il decreto bollette, ma è chiaro che bisogna assolutamente fare qualcosa per arginare questa corsa dei prezzi. Parliamone prima da un punto di vista quotidiano e quello che può fare anche il nostro governo. Poi naturalmente interpelleremo così nei nostri discorsi le banche centrali, anche perché questa sarà una settimana importante da quel punto di vista. Intanto io saluto Gian Maria De Francesco, vice capo servizio economia del giornale. Gian Maria, è un piacere ritrovarti, grazie per essere con noi sulle Fonti TV. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, prezzi impazziti, i prezzi non sanno più come fermarsi, insomma, è una corsa continua. Come dicevo, e poi ti do la parola così fai un ragionamento, iniziamo da qui, un'inflazione che in Italia non si vedeva così dal 1986. Sì, fondamentalmente l'8% annuo è un valore medio, è un valore molto elevato che porta indietro alla metà degli anni 80 ed è legato fondamentalmente al notevole incremento dei prezzi energetici che con la guerra in Ucraina sono esplosi anche a causa delle minacce russe di sospendere gli approvvigionamenti di gas. Il discorso è oggi proiettato su quanto effettivamente possa durare questo trend inflattivo, perché le precedenti previsioni delle banche centrali erano tutte fuori focus. L'anno scorso si pensava che sarebbero terminate entro la fine del 2021, poi entro il primo trimestre, poi il secondo trimestre. Oggi si spera che forse verso la fine dell'anno ci sia un'attenuazione e che poi rimanga sempre in area 3-4% annuo l'anno prossimo. Però siccome i modelli previsionali non riescono a catturare questa realtà multiforme, infatti oggi abbiamo i future sul gas agosto a quasi 155 euro. È difficile stabilire se essi, i previsori, abbiano in qualche modo ben chiara quale sia l'evoluzione. Questa non è sfiducia, però è il fatto che manca proprio un aggancio con l'evoluzione. Poi lo scenario geopolitico è chiaro che rende tutto più complicato. Certo, assolutamente sì, questo è sicuramente la premessa. Ecco, giustamente hai ricordato quelle che erano state le previsioni delle banche centrali lo scorso anno, che parlavano di un'inflazione temporanea, figuriamoci se non lo fosse stata già nelle previsioni. Senti, rimaniamo ancora un istante su questo titolo, poi cambiamo, andiamo a vedere insomma cosa aspettarci dall'intervento delle banche centrali, che non devono agire assolutamente da sole. La stessa Christine Lagarde ha fatto appello ai governi affinché mettano in atto delle misure mirate proprio per questo problema. Però appunto in Italia abbiamo questa doppia emergenza, cioè i prezzi impazziti, stipendi che restano gli stessi. Infatti nelle scorse ore ancora è arrivata la voce dei sindacati che chiede insomma che venga abbassato il cuneo fiscale, che insomma si agisca poi su quelle che sono le tasse affinché si possa poi insomma aiutare anche i lavoratori finali. Anche questo è un discorso complesso perché il governo Draghi ha investito oltre 30 miliardi di euro nelle misure di contenimento dei prezzi energetici. In particolare ha abbassato Sei in un le terremoto tu però intanto, Gian Maria, ti vediamo ballare o stai ballando anche tu per i prezzi impazziti?
Ah no, niente, un attimo che il telefono non resta proprio fermissimo, Vabbè, no, scusate. non ti preoccupare, era una battuta più che altro, ecco, adesso sei un pochino più fermo, perché sennò ti continuiamo a vedere, è un po', appunto, a parte che stiamo parlando di una sorta di terremoto, quindi diciamo che come coreografia ci sta. Va bene, scusami, continua. Assolutamente. Il discorso è relativo all'abbattimento delle accise sui carburanti e poi all'eliminazione degli oneri di sistema sulle bollette elettriche e anche sul gas. E poi l'IVA sul metano è stata abbassata al 5% e dunque questo ha richiesto uno sforzo notevolissimo, anche se poi è stata introdotta la contestata tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Ora, Ok. questa spesa così ingente creerà problemi all'inizio della sessione di bilancio che partirà, possiamo dire, ad horas con la convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi, con l'incontro con tutte le altre parti sociali e quindi sarà difficile intavolare un discorso sul taglio del cuneo fiscale inteso come taglio degli oneri fiscali, quindi Sì. dell'IRPEF e dei contributi previdenziali. Che cosa ne consegue dunque? Che è possibile che venga fatto un intervento minimo, uno di quelli che costa 2-3 miliardi, ma che creerebbe poco sollievo, come l'abbattimento dello 0,8% dei contributi che è stato quest'anno, ma per i redditi fino a 35 mila euro io credo che sia difficile intervenire perché anche un modulo di riforma fiscale sull'IRPEF costa 7-8 miliardi. Se poi dovessero riuscire a trovarli, a parità di gettito sarebbe buono, perché è chiaro che aumentando il prelievo su qualche altra voce poi si può aumentare, si può in qualche modo intervenire sul taglio del cuneo, però non darebbe sollievo. Certo, no, no, ok. E quindi ecco, siamo passati proprio a questo titolo che abbiamo anticipato prima, Gian Maria, cosa possono fare banche centrali e governi? Lo so che è una premessa abbastanza complicata, anche perché tu hai già raccontato un po' quello che può emergere dagli incontri, no? Tra le parti sociali e il governo, eccetera. Però insomma deve essere indubbiamente un lavoro d'insieme. Cioè bisogna assolutamente. Abbiamo sempre usato e spesso usato la parola rete e sinergia durante il periodo del Covid, credo che sia più necessaria adesso. Una soluzione non è semplice No, lo perché so, si tratta certo. di intervenire su soggetti che sono in conflitto di interessi. Per quanto il taglio del cuneo possa andare bene sia alle parti sociali, ma principalmente alla CISL e poi a Confindustria, perché mi pare che CGIL e UIL vadano nella direzione comunque di un intervento a favore dei redditi più bassi, qualunque esso sia, anche sotto forma di bonus. Altre parti sociali come Confcommercio o i rappresentanti degli artigiani sono invece più interessati alla riduzione della pressione fiscale tout court, quindi pure interventi sull'IRPEF o sulle aliquote IVA andrebbero benissimo perché comunque contribuiscono a far diminuire i prezzi e quindi non sarà un percorso facile. Assolutamente sì. Ecco, tu hai detto, Gian Maria, inizialmente quanto ci si chiede ovviamente tanto quanto può durare questo trend inflattivo. Al momento ci sono troppe incertezze, è ovvio che non si può comprendere, però abbiamo visto un primo semestre negativo per i mercati, adesso in prospettiva si guarda al prossimo. Peggio non può andare, o sì? Beh, diciamo che non è scontato che il recupero avvenga nel breve periodo, No, anche assolutamente. Appunto, ci sono troppe incertezze, assolutamente, assolutamente. perché la speranza è che se dovesse essere un bear market, questo duri, come dire, e sia non traumatico, consentendo comunque a chi investe di
uscire senza limitando i danni quando vuole uscire e di rientrare senza troppe tensioni. Però, come dicevo prima, è tutto legato alla visione macroeconomica. È chiaro che e forse dovremmo anche parlarne di questa spirale negativa che rischia di innescarsi, perché abbiamo un'inflazione elevata in tutti i paesi G7 e abbiamo le banche centrali che sono determinate nel fermare l'inflazione col rialzo dei tassi. Questo significa che le previsioni di crescita per il 2022-2023 in condizioni di tassi crescenti devono essere riviste al ribasso, quindi tassi crescenti significa meno consumi, significa uno shift degli investimenti perché anche l'obbligazionario comincia ad essere più appetibile perché comincia a remunerare in maniera diciamo decente, non solo cioè l'obbligazionario diventa ancora di più forma di investimento e non più solo di protezione della liquidità, e tra l'altro diciamo l'aumento dei tassi diminuisce ulteriormente il potere d'acquisto e va chiaramente a intaccare tutto il mercato finanziario, perché magari chi investe, nel senso che chiede capitali a debito, ci pensa due volte prima di indebitarsi con questo scenario piuttosto Assolutamente, assolutamente. Sì, scusami, non volevo interromperti, questo è un altro punto no, importante. avevo Ah, concluso. ok, perfetto. No, no, il tema appunto anche legato alla richiesta di prestito, insomma, è ovvio che in questo momento in cui si rialzano i tassi, in cui anche peraltro, insomma, eravamo abituati a tassi bassi, pari allo zero, insomma, e soprattutto ancora per lo scenario incerto, non è indubbiamente una di buon auspicio, insomma, il muoversi nell'economia. Senti, una cosa proprio flash perché è comunque inserita in questo contesto, terzo titolo, ma proprio velocemente prima di salutarti, secondo te il governo è un po' in bilico in questo momento? Allora, ci sono tante questioni, a parte la crisi all'interno del Movimento 5 Stelle, poi Draghi, che tende la mano al Movimento 5 Stelle, cioè il Movimento 5 Stelle fa un po' come dire, da collante in questo momento rispetto a tante questioni, no? Tende la mano sul fronte del reddito di cittadinanza e dell'inflazione, quindi con altre misure per arginarla, visto che ne abbiamo parlato fino adesso, ma non arretra sul discorso delle armi da inviare a Kiev. E poi il Partito Democratico ieri ha lanciato un appello importante, dice: attenzione, se il Movimento 5 Stelle stacca la spina, non ci potrà essere un'alleanza per le prossime politiche. È in bilico secondo te a questo punto, o ormai insomma arriverà a sua conclusione? Diciamo che il commento che si può fare, poi bisognerà vedere come andrà l'incontro tra Draghi e Conte, è che Esatto. sia soprattutto una mossa tattica per dimostrare quanto sia importante l'appoggio dei 5 Stelle al governo, anche se questo movimento al suo interno ha una forte pressione ad uscire dalla maggioranza e a tentare la strada dell'appoggio esterno, perché effettivamente fa più fatica a riconoscersi in questo tipo di politiche che sono state messe in campo. Ma chiaramente penso che alla fine si risolverà con l'ennesimo chiarimento, cioè una sceneggiata politica di tipo romano, nel senso che viene ripetuta l'importanza degli alleati e poi continua tutto come prima con le solite tensioni. Ok, pensavo stessi dicendo di tipo romantico, sai, un po' le sceneggiate che si fanno tra gli innamorati. Va No, bene, invece no, romano. Però ci stava anche un po' romantico, sai, tutte quelle scaramucce all'interno di una coppia, insomma, invece poi dopo si riparte come prima. Va bene, grazie mille Gian Maria De Francesco, vice caposervizio Economia del Giornale. Ti seguiamo naturalmente anche sul quotidiano e ci sentiamo presto sulle fonti TV. Buona giornata. grazie a voi. Grazie.